Ciao Leoni! In questo periodo mi diverto molto a leggere notizie stravaganti e d'ora in poi in ogni pre-intro ve ne leggerò una. Allora, ditemi nei commenti se questa idea vi piace e partiamo con la notizia di oggi. Si prende cura di 735 cani che nessuno vuole. Un uomo di successo è infatti riuscito a creare un'azienda informatica di successo. Tuttavia è conosciuto ed apprezzato da tutti per una ragione diversa. Si prende infatti cura di ben 735 cani abbandonati, che non riescono a trovare un padrone. Nel 2009 è arrivata nella sua casa una bella Golden Retriever, contento per lui. 3 mesi dopo ha adottato un altro cane. Così nel corso degli anni le creature da lui aiutate sono aumentate sempre di più. L'ultima volta che li ha contati i cani erano 735, molti dei quali vecchi o malati. Allora, ragazzi, io ho un grande stima per quest'uomo e partiamo con la intro. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa volta sono Alieno Gaming 106 e mi raccomando, non chiudete questo video o altrimenti vi verrò a prendere e farete una brutta fine. Intanto questi maledetti sbirri mi stanno interrompendo la mia intro, il mio video. Maledetti, ragazzi, cioè appena ho iniziato a registrare sono venuti questi maledetti sbirri. Ma tanto io sono invincibile, mi sono allenato così tanto che adesso non mi fa nessuno. Come vedete, sono pieno di spari. Non mi sono fatto niente, la mia vita è al massimo. Io sono invincibile, ragazzi, non mi fanno niente. Guardate, adesso che usavo di personaggio, stavo usando Michael, da quando sono diventato forte, guardate, il mio personaggio è diventato un alieno fortissimo che fa esplodere le cose. Guardate, maledetti, non mi farete più niente ora, eh? E adesso come fate? Oddio, ragazzi, mi sono bruciato vivo. Tanto non vi faccio niente, sono alieno. Eh sì, vabbè. Oh, la smettete! L'urlo dell'alieno era bellissimo. Guardate, ragazzi, sono fortissimo. Guardate, guardate. Guardate questi sbirri. Mamma mia, guardate, gli do un pugno. Vieni qua, vieni qua. Oddio, lo stavo mancando. Ha preso una botta, è morto. Sono a 5 stelle, cosa ho fatto di male? Stavo facendo soltanto un video sul mio canale, per il mio canale che si chiama Alieno Gaming 106, non più Sun Gaming 106. E poi, ma per caso ora è vietato fare i video all'aperto? Maledetti, andatevene via! Oddio, sono morti tutti e due! Cioè, ho dato un pugno alla roccia e sono esplosi. Raga, qui si mette male per loro, no per me. Altro che Trevor. Trevor, io gli do un pugno e lo mando in Cina. Venite qua. Bravo, vai, dormite. Adesso vi faccio la ninna nanna. Ninna nanna, ninna, oh, questo fucile, a chi lo do? Lo darò il pugno infuocato. Non fa nemmeno rima, vabbè, più o meno c'era. Scherzo, non c'era nessuno. Cioè, guardate. Cioè, mi stanno sparando, ma io non mi faccio niente. Vedete, sono pieno di sangue. Chiasso dappertutto. Pure sul cervello, che il mio cervello sembra. Non sembra il cervello. Cioè, la mia testa sembra. Avete presente? Il futuro ci sono i piselli. Sembra quello, guarda. Ecco il mio cervello. È fatto di piselli. Ecco la risposta. Ma morite, mamma mia, mamma mia. Siete noiosi, eh? Adesso vi pesto fino all'ultimo. Ma con quale posizione sexy proprio, una posizione super sexy. Cioè con le mani aperte. Proprio l'ho messo in una posizione. Mamma mia. Balla per me. Tanto lo sto prendendo a calci per il culo. Oh vai, sta dentro il cespuglio, così almeno non ci vede nessuno. Vabbè, poi, cioè, questo qui. Certo, sono morti in questa posizione. Tutti i poliziotti sono morti in una posizione stranissima. Aspetta, ragazzi. Bruciate! Bruciate! Sono cattivissimo, bruciate! Te non bruci? Ma devi bruciare, fallo per me, ti prego. Devi bruciare! Bravo, bruciate.
Però ragazzi, che abbiamo sistemato questi maledetti sbirri, vi spiegherò come è facile essere così invincibile. Ovviamente grazie ai trucchi. Ma sicuramente l'avete già notato dall'inizio del video, perché vabbè, si roserà. Cioè, già dall'inizio del video c'era la scritta modalità regista, mi sembra giusto, avete notato. Ok, adesso vi spiegherò come si attiva questo trucco. Questo trucco esiste solo su PS4 e sia su modalità storia, in questo caso ora sto usando la modalità storia, e anche sia sull'online. Sulle altre console non credo, ma provateci voi. Allora, come si attiva questo trucco? Dovete premere il touchpad del joystick, lo tenete premuto e come vedete vi apparirà questa barra. Voi dovete recarvi sulla modalità regista, in questo caso io l'ho già attivata. Ovviamente da voi vi verrà tutta un'altra cosa. Voi dovete recarvi su modalità regista e vi ritroverete sulla roulotte del casting. Voi andate su attori. Gli attori sono tutti i personaggi che potete usare. Gli animali per esempio non c'è nessuno, non so perché. I tipi da spiaggia, qui ci sono il bagnante, il culturista e ci sono poi tutti il resto. Poi potete cambiare anche il sesso, per esempio da maschio a femmina. Però dai, è proprio di donna, eh. Eh sì, vabbè, questo è top. Questo è sbaglio, ma un secondo fa era di un altro colore, ragazzi. Forse avevo le allucinazioni, ma cioè, ma che cavolo, perché è cambiato il colore? Vabbè, lasciamo perdere. Poi qui ci sono i costumi, come vedete qui ho usato l'alieno. Poi ci sono l'astronauta, il clown. Poi c'è per esempio il Prologo, Republican, Space Ranger, eccetera, eccetera. Insomma, con tutte queste sezioni voi potete utilizzare i vari personaggi, anche i poliziotti, i militari, insomma, tutti i personaggi di GTA, anche il vostro personaggio online. Poi voglio farvi vedere un'ultima cosa, che sarebbe appunto queste impostazioni. Dovete sapere, ragazzi, che c'è un sito dove voi potete attivare i trucchi su console e dovete seguire premere una serie di tasti. Per esempio R1 per attivare, che so, la corsa. Vabbè, non è che sono un tasto, dovete premere vari tasti. Qui invece vi fa avete tutto in automatico, cioè basta andare su varie di queste sezioni e andare avanti. Per esempio ora è pomeriggio, voi potete mettere tramonto, eccetera, eccetera. Poi condizioni meteo, adesso vi ho messo Natale, quando nevica, potete anche mettere nuvoloso, piovoso, oppure anche la tempesta. Livello sospetto sarete appunto quando siete ricercati dalla polizia. L'ho messo alto, vuol dire che siamo a 5 stelle, infatti come avete visto prima, vedete sta pedoni, sono i pedoni, insomma. Poi voi potete attivare tutti questi trucchi, per esempio il super salto vi fa fare il super salto. Comunque spero di essere stato di vostro aiuto, chi ha PS4 voleva da tanto le mod, vi consiglio di provare questo trucco perché è davvero una figata. E quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, commentate, lasciate un bel like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!